Il dolce ozio campestre, il lieve stormire delle foglie d'olivo alla brezza di maggio, dove, meglio che a Careggi, si può godere delle gioie della vita. Lorenzo lo sapeva e lì si riuniva coi suoi amici. Lì Michelangelo venne istruito alla filosofia e alle arti e lì il Savonarola venne a dargli l'estrema unzione. Dove? Dove? Meglio che a Careggi puoi dare appuntamento alla nera signora. Dopo aver visto la villa di Careggi, anche la morte è più lieve. No, no e no. Voi, mio signore, siete troppo buono. Ve l'avevo detto che la fine retorica di Mariano della Barba non avrebbe fatto presa sul popolo. Argomenti forti, ma mai quanto la demagogia di Savonarola. Quel predicatore dei disgraziati. Parla alla pancia della gente. Contro di voi, i potenti, i politici. Contro preti, vescovi, contro chi li affama. Falsità. Cosa ne sa il popolo di chi li protegge e li affama? Lo so io, lo sapete voi. Ma, per esempio, quanti sanno che è stata la vostra politica illuminata a salvare Firenze da più di una guerra? Questo Savonarola non lo dice mai. Io non racconterò belle favole al popolo solo per averne il favore. Savonarola vi offende in continuazione e porta il popolo a disprezzarvi. Lo avete sentito anche voi? Usa l'impudenza di parlarvi in faccia per dimostrare al popolo che sta dicendo la verità, che è Dio a guidarlo. Quanta ragione aveva Socrate a guardarsi dai retori? Dovevate usare il pugno di ferro tempo fa, quando il suo accento emiliano lo rendeva inviso ai più. La gente non ama i forestieri. È stato un errore farlo richiamare da Ferrara. Poliziano, quando vai dai nemici, è meglio averli in casa, dove puoi sapere quello che fanno, piuttosto che lontano solo per far finta di non sentirli. Sempre la stessa storia. Non dicevate lo stesso dei pazzi? E guardate come andate a finire. Voi ne portate ancora i segni. E il sangue di vostro fratello è sul selciato di Santa Maria del Fiore. Giuliano, sono passati così tanti anni che a volte me ne scordo. Me l'ho detto, mio signore. Voi siete troppo buoni. Quel frate vi distrae.
Lo so, lo vedo. Vi parlo di letteratura e il vostro sguardo è assente. Vi parlo di poesia e vi fissate su un ciottolo del sentiero. Lorenzo. Lo sapevo che non vi dovevate affaticare. Sediamoci qui un attimo, eh? Voi con questa vostra fissa delle passeggiate. Come vi sentite? Angelo. Come sta? Non tenermi sulle spine. Ora dorme, ma vorrei portarlo su. Lasciamolo dov'è per il momento. Appena si sveglia, lo muoviamo in un posto più comodo. L'ulcera allo stadio finale. Così dice il dottore. Chiamiamo i familiari e chi di noi non lo vede da un po'. Lasciamolo riposare. È un uomo forte. Si riprenderà. Non questa volta. Non questa volta. Giovanni, sei tu? Padre, sono Piero, il tuo primogenito. Dov'è Giovanni? Fatelo chiamare. Giovanni è a Roma, lo sai. È stato fatto cardinale da pochi giorni. Lo stiamo contattando, non ti agitare. Voglio Giovanni. Quel ragazzo sarà papa un giorno, vedrete. Pico, almeno tu sei qui. Sì, sì, mio signore. Dormivate quando sono arrivato. Ah, vi ho portato i libri che mi avete chiesto. Vi saranno utili per la convalescenza. Mio signore, non è così che vedrei la questione. Ah no, poliziano? E come la vedresti? Io sostengo che l'aver composto l'Orfeo a Mantova, amareggiato sì dalla nostra lite, ma libero, ti ha permesso di scrivere una delle tue opere migliori. Se è così che la pensate, mi fate e vi fate un torto. Vorreste dire che il resto delle mie opere soffrirebbero di un vostro negativo influsso? Oh. Come siete cavillosamente permaloso. Non dico questo, dico solo
che sono io che vi do i soldi per vivere e che voi, sia per amicizia che per devozione, mi fate migliore di quanto io non sia in realtà. Padre, è arrivato quel vostro scalpellino, il buon Arroti. Michelangelo! Ma quale scalpellino? Vieni qui. Hai fatto progressi con i tuoi centauri? Ho parlato con Marsilio e ha delle idee interessanti. Domani vai a trovarlo. Michelangelo, diglielo anche tu che in un artista la devozione per il proprio signore non cambia l'intenzione dell'arte in sé. Mio signore, per noi artisti la devozione è parte dell'emozione necessaria per dar vita alla materia. Via, 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 la vostra fine retorica non mi inganna. Che cosa direbbe Platone a riguardo? Chi meglio di lui, che scava leggiadre forme dalla dura pietra, può rappresentare e conoscere le idee di Platone? Pico, tu finisci sempre per dar ragione a Michelangelo. Michelangelo, tu levi le parole anche a uno dei più fini letterati del mondo? Amici, io sono così felice di avervi tutti qui. Adesso vorrei stare un po' solo con mio figlio Piero. Angelo, fai chiamare quel frate, il Savonarola. Ma Lorenzo... Voglio parlargli. Come volete, mio signore. Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non v'è certezza. Piero? Non avercela con me. È perché ti amo con tutto il cuore che vorrei levarti questo fardello del potere dalle spalle. Tuo fratello ha il cuore duro. Lui sa usare le persone e le sa sfruttare a suo vantaggio. Tu avrai il potere, non dubitare. Ma non credo che ti farà più felice di quanto sei adesso. Ma che ne sai tu? Che ne sai? Tu lo hai sempre avuto il potere. La gente ti ama. Non ti chiamano lo sfortunato, il fatuo. Ti chiamano il magnifico. E la gente riconoscerà la tua autorità, non dubitare. Sì, soltanto perché sono tuo figlio. Ma il popolo innalza. Innalza chi segue i suoi voleri. Tu però non ti fare ingannare. Non dare retta a tutti. Segui sempre il tuo cuore. E i consigli che ti paiono più onesti. L'onestà. Serve. Per essere in pace con se stessi, almeno. Io dormo sereno anche senza. Perché c'è sempre stato qualcuno che si è angosciato al posto tuo. E sii onesto. E anche se non sarai amato, saprai di essere nel giusto. Giovanni, lui sa come si fa. Io posso soltanto seguire questa rabbia che mi mangia dentro. Di domani non v'è certezza, Piero. Tu e tuo fratello non siete uguali. Lui è senza scrupoli, ma puoi non invidiarlo. Ha un compito che gli ho dato fin dall'infanzia, senza che lui potesse scegliere. Sarà il primo Papa dei Medici. Ma perché? 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 Cosa ci importano i fiorentini delle beghe papali? Non ci bastano i soldi che abbiamo. I soldi oggi non bastano più. Amplia la tua visione. Sali sulla collina. Oggi bisogna essere nelle stanze dove
le cose vengono decise. E non sono certo quelle anguste di Palazzo Vecchio. È in Vaticano che si fanno i destini del mondo. Aiuta Giovanni. Segui il suo intuito. Io sono il primogenito. Aiutalo. In tutti i modi. Sarà così. Sarà così che il nome dei Medici risplenderà tra i grandi. Un'altra cosa, Piero. Io voglio che i miei funerali siano in forma privata. Io non voglio essere ricordato per aver dato importanza a cose vane. E anche tu. Limita lo sforzo. I fiorentini, in fondo al cuore, sono repubblicani e ci sopportano soltanto per convenienza. Anche se sarai signore di Firenze, dai sempre l'idea di essere come gli altri. Ma che dici? Lascia perdere i funerali. Rientriamo ora. Lasciami ancora un po' qui. A respirare l'aria della sera. Mi ha sorpreso, e non poco, che mi abbiate fatto chiamare. Siete qui? Ancorché sorpreso. Il pastore deve badare anche ai lupi, non solo alle pecore. E dunque ditemi, cos'è che vi angoscia? Che da domani non abbiate un nemico da combattere. Oh. Voi state morendo e vi prendete la briga di preoccuparvi di me. Non mi piace lasciare cose in sospeso. Non vorrei che vi sentiste in colpa per aver previsto la mia morte prima della vostra. Cercherò di dormire la notte. E che cosa c'è di rimasto in sospeso tra di noi? A questo ditelo voi a me. Siete voi che arringate il popolo contro di me e che vedete in me il diavolo. Il diavolo! Il diavolo brucia le anime, le consuma! E non è quello che fate tutti voi, potenti della terra? Non consumate le anime della povera gente? Non innalzate chi è da meno di voi e non abbattete chi vi supera? Ditemi, volete ridare potere al popolo? La restaurazione della Repubblica è il vostro scopo? O semplicemente vi interessa la Repubblica di Savonarola? Trovare un posto tra quei potenti che combattete?
Non osate confondere i lupi con le pecore. Ma ne siete così sicuro? Non fa tutto parte del piano di Dio. Ho forse scelto io se essere lupo o pecora. E chi è lupo per alcuni, non è forse vero che può essere pecora per qualcun altro? Il retore di solito sono io, non voi. Ad ogni modo è vero. Non è possibile scegliere chi essere, ma chi diventare sì. Non avrei dovuto sfruttare i doni del Signore. Del diavolo, volete dire? Se è così, concedetemi l'estremunzione e restituitemi a Dio. Ora sì che mi sorprendete. Il Magnifico, Signore delle terre e del mare, che implora un umile frate di assolverlo dei suoi peccati. Non è cosa da prendere alla leggera. C'è solo un Signore delle terre e del mare. E in quanto alla vostra umiltà, vi potrebbero chiamare il Magnifico al posto mio. E dunque non mi volete concedere l'estremunzione? È tutto quello che io vi chiedo. E non sarebbe meglio un vescovo? O un cardinale? O addirittura il Papa stesso? No. Chiederlo a loro sarebbe come buttare acqua in un pozzo invece che attingervi. A voi lo chiedo.